In questa prima tappa del percorso Il futuro non è come sempre stato, vedremo come le tecnologie, in particolare le tecnologie digitali, hanno contribuito al disegno e alla generazione dell'economia di velocità, di cui daremo ovviamente una spiegazione, e come sia necessario superare i vecchi paradigmi per fare in modo che le imprese e le aziende sappiano leggere le nuove e direi anche inedite dinamiche di mercato. Vediamo ora intanto di precisare il concetto di velocità. Intanto va detto che la velocità è una tensione tutta umana. Tutte le società prima avevano sviluppato delle velocità relative. Pensiamo per esempio al cavallo che è stato la velocità di riferimento per più di mille anni. Pensate che Napoleone ha impiegato lo stesso tempo di Giulio Cesare no? per andare dalla Rubicone alla Senna. Poi abbiamo avuto il piccione viaggiatore poi abbiamo avuto la rivoluzione dei trasporti nel XIX secolo e qui tutto era legato alla velocità relativa del treno, poi l'automobile, poi l'aereo. Poi con la scoperta dell'elettromagnetismo dell abbiamo avuto ad esempio sempre nel XIX secolo il telegrafo e guardate bene che il telegrafo è stato un grosso breakpoint nella storia dell'umanità e della tecnologia perché ha permesso per la prima volta di far arrivare il messaggio prima del messaggero. Poi abbiamo avuto la radio, la televisione, eh, fino ad oggi, ovviamente, a internet. Oggi viviamo di fatto un'interattività che rende tutto unificato, ma che cosa? Il tempo, il tempo dell'immediatezza, dell'ubiquità, della istantaneità. Prima la storia dell'umanità era la storia dei luoghi, e dei tempi locali, di un paese. Ora la storia si sviluppa invece in un tempo unico, diciamo pure assoluto. Ma attenzione! Non è solo un problema di trasporto di cose e di persone, ma di percezione dello spazio e del tempo. Quando il cinema ha cambiato la percezione del movimento è stato perché è riuscito a far passare in un secondo 24 frame. Pensiamo al rinascimento con la nascita e l'invenzione della prospettiva, il punto di fuga, che ci ha consegnato la percezione della profondità. Ricordatevi ad esempio quando c'era solo... E il telefono fisso no e quando c'era solo il telefono fisso nelle case negli uffici la prima domanda che si faceva probabilmente era con chi parlo oggi con lo smartphone con il cellulare la domanda probabilmente è dove sei quando dico che la velocità e l'attenzione alla velocità non è un fatto solo prerogativa della nostra epoca vi faccio qui vedere un esempio no eh, mi rifaccio alla storia de de egiziana Vedete qua sulla sinistra eh, il numero 3577 rappresentato attraverso la notazione geroglifica con 22 simboli. Ma, dato che gli egiziani non erano stupidi, sapevano che era un po' complicato farti conto e farti commercio no, con questa notazione, lasciarono questa notazione alle caste sacerdotali e fecero un'evoluzione attraverso la notazione ieratica, che, come vedete sulla destra, rappresenta lo stesso numero con meno simboli. Poi tra l'altro fece un'ulteriore evoluzione, la cosiddetta notazione demotica che era chiamata anche il corsivo del corsivo. Ma andiamo adesso ai nostri giorni, in particolare siamo a metà degli anni 90, nasce il browser. Il browser fondamentalmente cosa ha fatto? Ha reso Internet, basato sul protocollo TCPIP, inventato nel 69 peraltro, fruibile da tutti, dalle persone pri nell'ambito privato, nelle aziende. E prima di quella data, se ci pensiamo bene, eh, il differenziale tra la domanda e l'offerta, eh, differenziale informativo anche geografico in termini di distanze, era tutto a favore del produttore con l'avvento del browser e quindi con la fruibilità eh, da, da parte di tutti gli utenti no, del mondo internet. Eh, chiunque dopo, da quella data in poi poteva tranquillamente verificare il prezzo di un prodotto su diversi produttori, cosa si diceva eh, sulla validità o l'efficacia di un servizio. E già da quel momento le aziende che non avevano capito questo nuovo cambio di paradigma offerto e stimolato dalle tecnologie eh, hanno riscontrato quello che in economia si chiama la caduta dei margini o l'appiattimento dei, dei margini. Questo è il primo aspetto. Ne abbiamo un altro molto importante a mio avviso che è quello del passaggio dalla competizione di settore, ovvero aziende che producono più o meno gli stessi prodotti o erogano gli stessi servizi in un circoscritto settore, alla ipercompetizione, ovvero aziende o iniziative imprenditoriali che prima erano lontane anni luce da quel settore stanno diventa sono diventate già da quel momento delle minacce o aziende che sono nate proprio grazie al digitale, che in un qualche modo sono diventate minacce concrete eh, in quel settore. Mi ricordo negli anni 90, in una conferenza che tenni alla, alla, alla Confindustria, dissi che le emergenti tecnologie del, della videoconferenza sarebbero state per il settore business aereo sicuramente delle minacce. E in effetti così è stato, come tutti noi sappiamo, per motivi che sono, credo, abbastanza, abbastanza ovvi. Quando si parla di, del, del famoso fenomeno Uber, Uber non è un'altra azienda di taxi. Uber fondamentalmente è un'azienda eh, tecnologica, è una piattaforma tecnologica che ha incrociato le due, i due poli del mercato, che sono la, la, il potenziale eh, business che può fare una, 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 un proprietario di un'automobile con le esigenze di mobilità veloce e semplice in una, in una città. Eh. Ora, ho parlato di Uber, si pensa che queste aziende come Uber, come tutte queste grosse corporate ormai, siano nate corporate, in effetti non è così, prima erano delle start-up. Immaginate di dare notizia a, 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 diversi anni fa a un tassinaro di Roma che c'è dall'altra parte dell'oceano un'iniziativa imprenditoriale chiamata Uber, non l'avrebbe capita, perché queste iniziative imprenditoriali inizialmente sono come delle crespature nel mare, lontane nell'orizzonte. Poi chiaramente sono diventate, come tutti noi sappiamo, ehm, eh, di grosse minacce in diversi settori, soprattutto nei settori tradizionali poco innovativi o che non hanno fatto innovazione. Con questo cosa voglio dire? Che le start-up quando nascono, come è stata Uber e tante altre, eh, non sono come si suol dire dei predatori, ma sono dei costruttori, nel senso che creano ciò che prima non c'era, collegando come facevano ad esempio gli inventori del Rinascimento ciò di cui c'è bisogno con ciò che è possibile fare. Trovano, insomma, le cosiddette possibilità adiacenti che le aziende eh, storiche, consolidate e tradizionali non hanno visto o non possono vedere. Ma c'è un altro fenomeno che nasce con l'ibridazione della tecnologia digitale nei mercati ed è quella della generazione di un mercato. Agli inizi degli anni 2000 il settore della mobilità e della telefonia mobile, per intenderci, era abbastanza stagnante. Avevamo Nokia per il mondo eh, consumer e avevamo Blackberry per il mondo business. Entrò un competitor inaspettatamente che proveniva da un altro settore, che era quello dei computer. Mi sto citando ovviamente Apple, che con i suoi device altamente eh, performanti e soprattutto basati sul design e sul nuovo paradigma del touchscreen, per intenderci, no, hanno di fatto messo all'angolo questi due player, quindi Nokia e Blackberry, che erano punti di riferimento in quel tipo, in quel tipo di mercato. Ma come sapete, la ruota gira la ruota della storia, come dice il nostro filosofo Giambattista Vico. La stessa Netflix, che aveva intercettato prima di tanti la maturità del mercato nella fruizione streaming dei video, oggi si deve difendere a sua volta da altre piattaforme. Ecco, fatta questa premessa, vediamo come siamo messi come sistema paese. Eh, come vedete, qua, questo è per chi non lo sapesse, il rapporto DESI, che è un indice creato dalla Commissione europea che in un qualche modo misura i progressi dei paesi europei in termini di digitalizzazione. E vedete che qua l'Italia sicuramente non è messa nel posto ideale, ma chiediamoci anche come sono messe le nostre organizzazioni, le nostre imprese. Per le imprese direi che è già giunto il momento in cui iniziare convintamente a comprendere come questa ondata di innovazione tecnologica impatta sulle loro strutture e come obbliga a ripensare gli stessi modelli di business nel quadro di uno scenario di mercato instabile. Per motivi geopolitici, instabilità finanziarie, oggi diciamo anche a seguito eh, della, della, della crisi pandemica. Sapendo che comunque i confini competitivi si stanno ridisegnando continuativamente. Certo, l'alternativa sarebbe stare fermi, forse illudendoci che l'euforia poi passi o che i competitor presi da questa euforia brucino cospicui capitali in investimenti sbagliati. Insomma, tendere i cadaveri comodamente seduti nella sponda del fiume. Lascio a voi, ovviamente, questa. questa... Ulteriore riflessione. Quello che voglio dire è che dobbiamo, come aziende, eh, iniziare a disimparare le vecchie mentalità delle epoche diciamo pre-digitali. Legoff, che è un medievalista morto alcuni anni fa, diceva che l'uomo ha una prerogativa, si inventa le macchine e poi le usa secondo la mentalità delle epoche precedenti. Attenzione, che eh, disimparare non vuol dire dimenticare, vuol dire cominciare a guardare fuori dalla finestra. Per vedere cosa succede in altri settori, utilizzare nuove categorie interpretative delle dinamiche dei mercati, dei comportamenti di acquisto, di acquisto. Diciamo saper leggere in modo nuovo la mente sociale del cliente. Cioè bisogna fare quello che facevano appunto, l'ho già citato, gli inventori del Rinascimento, collegare ciò di cui c'è bisogno con ciò di cui, con cui è possibile fare, ad esempio con le offerte tecnologiche, gli stimoli tecnologici. Capire quali sono i trend di mercato e anticipare, se possibile, questi trend. Vedere quale trend può essere in un settore diverso da dove si opera, per portarlo poi nel nostro settore. Quando faremo le altre puntate o le altre tappe no? sull'innovazione vi darò qualche esempio molto più concreto. E soprattutto dobbiamo le aziende devono essere leggere, come lo è il velista, quello che insomma conduce la barca a vela. Si dà l'obiettivo eh, e poi cerca, virando a destra o virando a sinistra, di sfruttare quello che c'è in, in natura, cioè il vento, ma soprattutto rimane leggero, eliminando quindi, voglio dire, le inutili gerarchie e burocrazie aziendali che a volte vedo che attanagliano anche la piccola e media impresa. Perché il nuovo paradigma tecnologico, soprattutto digitale, catalizza la crisi del paradigma industriale, creando incertezze, ma anche prospettive, in certi casi straordinarie. Potremmo dire che oggi, in questa epoca che il filosofo Floridi definisce iperstoria, dobbiamo agire appunto come ho detto, come il velista, stare leggeri, cioè che approfitta dell'energia cinetica dei venti per muoversi. Di fatto è come un nomade, no? viaggia leggero, usa le risorse, cioè le energie che trova per raggiungere i suoi obiettivi, non necessariamente per accumularle, in quanto in poco tempo queste, queste risorse diventano obsolete. Vediamo ora di capire parlando di economia di velocità, cos'è ontologicamente diciamo, no, l'economia di velocità? Quando le imprese manifatturiere eh, si ibridano col digitale, dico le manifatturiere perché sono più esemplari da questo punto di vista, quindi ibridarsi col digitale vuol dire servizi aumentati, Internet of Things, digital marketing, ecco, è possibile affiancare alla classica economia di scala, l'economia di velocità, per ottenere tendenzialmente rendimenti crescenti grazie all'economia di rete. Ciò significa integrare la propria catena del valore con altri partner, supply chain, reti commerciali, DIRAS, clienti, disegnando di fatto una logistica dell'informazione e dunque della conoscenza che si affianca alla logistica delle cose. Le economie di velocità si stanno sovrapponendo alle economie di scala. Tanto più la componente materiale nei processi di produzione riduce il suo peso, inglobando la componente immateriale e intangibile dell'informazione e della conoscenza, Sempre più diventano labili i confini di settore, sempre più è necessario alzare nuove barriere per difendere il vantaggio competitivo, utilizzando informazioni e conoscenze fino a ieri prerogativa semmai di altri settori, oggi in competizione nello stesso mercato. Tutti questi fattori, a ben vedere, hanno a che fare con l'uso dell'informazione. Tanto più è alto il suo valore, tanto più è possibile tradurre una potenzialità in un modello di business, in un'innovazione che sia di valore. Ma attenzione, per tradurre l'opportunità in fatti concreti, i manager o gli imprenditori devono prendere sempre più confidenza con i nuovi paradigmi legati all'economia di velocità. Intanto, saper valutare la densità di informazione insita nei prodotti, nei servizi e nei processi lungo la catena del valore. Maggiore è la densità dell'informazione utilizzabile in ogni momento del ciclo, maggiore sarà la possibilità di costruire la propria innovazione di valore che come noto è basato sulla percezione da parte del cliente degli asset intangibili di valore intorno al prodotto fisico. Oggi un'automobile ha una densità di informazione e un'intelligenza, tra virgolette, molto maggiore di una vecchia per quanto nobile Mercedes degli anni 60. In secondo luogo è importante saper distinguere le logiche legate alle cose fisiche da quelle legate invece all'informazione. Bene, cioè, ci vediamo alla prossima tappa.